Il 4 marzo si vota non solo per le politiche, Genova torna alle urne per rinnovare la compagine del municipio centro-ovest, San Pier d'Arena e San Teodoro, unico commissariato dopo le scorse amministrative del 2017 quando Monica Russo non era riuscita a raggiungere una maggioranza stabile. I nomi in lista per la presidenza sono Michele Colnaghi per il Movimento 5 Stelle, Mariano Passeri, Liberi e Uguali, Sergio Triglia per Potere al Popolo e ancora Matteo Buffa per il Partito Democratico, la lista civica Buffa presidente, Carlo Carpi insieme per San Pier d'Arena e Renato Falcidia, sostenuto dalla Lega Nord, dalla lista Bucci, da Fratelli d'Italia, da Noi con l'Italia. Renato Falcidia è il commissario straordinario uscente. Ad ognuno abbiamo chiesto quale sia la loro priorità per il territorio. Il municipio centro-ovest, tante criticità che non si saprebbe da dove incominciare. Quale sarebbe la sua priorità da presidente del municipio? Ma io credo che intanto un presidente di municipio abbia la necessità di ascoltare i cittadini e di porre al centro la partecipazione rispetto ai problemi e alle criticità. Credo che siano i due temi fondamentali di cui si debba occupare un presidente di municipio. Le criticità sono tante, è vero. Io credo che in questi anni la criticità più grossa che abbia attraversato questo municipio sia la perdita e la mancanza di servizi sul territorio. Abbiamo perso un sacco di servizi, penso a quello che era l'ambulatorio di via Dominetti, penso ai tagli che sono stati fatti alle linee AMT, soprattutto nelle ore serali, penso a quello che prevederà il piano della regione sulla sanità, cioè la parziale chiusura del pronto soccorso e probabilmente il trasferimento del reparto del centro dei grandi ustionati, che è sempre stato un'eccellenza per San Pier d'Arena e per il Villa Scassi. Dopo anni di abbandono del centro-sinistra, San Pier d'Arena e San Teodoro sono diventati un presidio della Lega, comunque del centro-destra. Come pensate di strappare questi consensi? Ma io non credo che sia così. Credo che la Lega faccia politica a Genova come in tutte le altre città, facendo leva sulla pancia dei cittadini e dando delle risposte sbagliate a dei problemi che sono anche complicati. Penso a uno su tutti, il tema dell'immigrazione. Non credo che siano le risposte di Salvini e della Lega che possano dare un problema all'immigrazione, che è un problema complesso, che è un problema che riguarda il pianeta in senso globale. Penso che invece la risposta sia quella della sicurezza, ma anche dell'accoglienza, della solidarietà rispetto a persone che arrivano e hanno il diritto di vivere una vita dignitosa come tutti noi. Quindi io non credo che Salvini farà il pieno dei voti, sta facendo propaganda elettorale e lo fa in modo soffiando sul fuoco. Credo che anche gli episodi che sono successi ultimamente in molte città italiane abbiano, come dire, una matrice, che è quella di un'ideologia che punta a una società che privilegia l'egoismo, l'individualismo e l'arroganza nei confronti degli altri e dei diversi. Io credo che questo sia il messaggio che dobbiamo capovolgere completamente rispetto a un'idea di società altra, che è una società che accoglie, che è solidale e che dà la possibilità a tutti di vivere una vita dignitosa. Sono tante le aree dismesse nella zona del municipio centro-ovest. Che cosa potrebbe fare da presidente del municipio? Ma intanto, come dicevi tu, sono tante le aree dismesse. Qui ce n'è una, peraltro in un contesto molto bello. Il panorama è stupendo, questo è un luogo simbolico, perché qui 73 anni fa, il 25 aprile del 1945, alla mattina fu dato il segnale della liberazione della città dai tedeschi. È un luogo simbolico, è un luogo molto bello, ma purtroppo oggi è un luogo abbandonato. Qui c'era un ex demolitore e purtroppo ormai da decenni la situazione è rimasta tale quale. Sarebbe bello che quest'area fosse completamente bonificata, liberata e usufruibile per tutti, e non magari ritrovarci dopo un po' di anni a pensare che qualcuno ci possa speculare per farci magari degli appartamenti, del cemento.
Penso a questo, penso a quello che è l'ex mercato di Via Bologna nel centro del quartiere, penso a quello che è il mercato ovavicolo nella zona del Campasso, e dovrebbero essere delle risorse. E come potrebbe fare il municipio per farle diventare delle risorse? Ma intanto dovrebbe provare a sensibilizzare l'amministrazione comunale, ma anche quelle che sono le autorità che hanno più disponibilità dal punto di vista economico, penso anche alla regione, ma penso comunque allo Stato, no? Rispetto alla necessità del territorio. Quindi il municipio non ha la possibilità direttamente di poter spendere, investire denaro che possa dare una risposta concreta a queste riqualificazioni, però può sensibilizzare. Credo che in tutte queste situazioni il Presidente del Municipio non debba rimanere da solo, ma debba fare in modo che i cittadini partecipino in modo positivo rispetto alla possibilità di dare delle risposte concrete a questi bisogni.